Amici appassionati del calcio giovanile, buongiorno e benvenuti dalla location di Rocca Porena che ospita le finali giovanili dei campionati ICS. Siamo giunti all'epilogo, trofeo Parentuana, si giocano il triangolare finale. Cristo Re Arancio e giochiamola sempre rossa. Dunque, appena arrivato il fischio che apre le ostilità della Cristo Re, che riesce a cavarsela. Poi ancora giochiamola sempre. Arriva subito il gol che sblocca la partita, è quello di Gabriele Mennella. Fa subito 1-0. Favore del giochiamola sempre, il pallone ancora a cercare Mennella, poi due volte il tentativo da parte di Zausio, due volte nel salvataggio sulla linea. Una volta come un gatto si tuffa e riesce a garantire la presa. Ancora il pallone per Mennella, trovato con un buon filtrante in lungolinea, poi Scrugli non riesce a chiuderlo, il pallone è ancora conteso, attenzione perché si coordina per calciare Federico Micalone, che trova un gran gol, quello che vale l'1-1, e dunque pareggia i conti il Cristo Re ai 3 minuti nel primo tempo con la marcatura firmata Micalone. A Zausio qualche problema sulla pressione di Micalone, poi il destro provato da buon compagno Morales, traiettoria leggermente alta. Tanto occhio a questo nuovo recupero, il pallone per Fanelli che controlla, poi prova a calciare, lonta, gli chiude la strada, poi occhio alla ripartenza, Mennella gira tutto a destra, ancora il pallone da questa parte, a metà però, fra Mennella e Zausio. Intanto comincia adesso l'ultimo giro di lancette di questo primo tempo, cercato Mennella, prova a girare il numero 10, viene chiuso, attenzione alla ripartenza, la conclusione verso i pali, lonta risponde sulla conclusione di Picchioni. Qui i due fischi che pongono fine alla prima metà di gioco dopo 15 minuti, è 1-1. Di nuovo in campo le due formazioni, si riprende dal parziale di 1-1. Prova a proporsi Mariello, il pallone invece è verso Fanelli a duellare con Leonetti, poi Picchioni, bello il dribbling del 97 che poi conclude, c'è la parata, poi Fanelli alza il pallone! Che... dopo aver illuso il pubblico ma di non essere stato colpito al meglio, va a discendere verso i pali di lonta, battuto 2-1. Cristo Re, rimonta completata ai 5 minuti della ripresa con il gol di Fanelli. Blu ad insistere dall'auto di destra. Picchioni la controlla, poi calcia sul primo palo, difende bene lonta. Poi ancora Picchioni che prova ad andare nuovamente al destro. Questa volta è centrale la battuta. Occhio perché si può andare anche direttamente verso la porta. Parte Picchioni che infatti calcia verso il primo palo ed è proprio il montante che viene colpito. Di mandare contro piede Mennella che non è riuscito a gestire al meglio. Allora Picchioni, buono il controllo, buono il dribbling, il primo, il secondo non va in porto perché Leonetti si frappone, poi Fanelli che prova a calciare, ancora Fanelli, la tiene a sé. Ancora Mariella che recupera, spara verso la porta, conclusione di buona potenza che lonta riesce a parare, poi buona possibilità dalla bandierina anticipato, vediamo se riesce a ripartire il Cristo Re con Mariella, conta i passi, poi calcia, gran gol di Mariella che chiude la partita ad 1 minuto e mezzo dalla fine. Arriva il più 2 del Cristo Re, con ogni probabilità si porta a casa il risultato. Arrivano qui i 3 fischi dell'arbitro, vince il Cristo Re che si impone col risultato finale di 3-1.